Ragazzi, ragazzi, facciamo i ragazzini educati, guardiamo in faccia i nostri amici cingios che ci stanno guardando. Ecco, siamo a scuola, ok? Siamo a scuola, fate i bravi, se no vi metto la nota. Calma, calma. Grande Cinghias, benvenuti nell'episodio numero 2 della serie in cui trasformeremo il dragone Sputafuoco 2021. Scherzavo, ho già sbagliato. Trasformeremo il KTM 300 due tempi che avete visto nell'episodio numero 1 nel dragone Sputafuoco, quello che voi amate, quello che voi tifate e quello di cui voi andate pazzi, Grande Cinghias. Però, in tutto questo, vediamo alla mia destra il vecchio dragone Sputafuoco 2020, KTM 300 2020, e alla mia sinistra abbiamo il KTM 300 2021, il grandissimo, nuovissimo dragone Sputafuoco. E noi lo battezziamo con totale ignoranza, lo mettiamo su uno sgabellino di legno. Bello morbido, stabile, è stabile. E raga, sono emozionato. Che sensazione strana, aspettate. Ok, ci siamo. Stavo dicendo, Cinghios, è la sensazione strana avere due moto. Grande Drago, con te quest'anno ho fatto belle cose, ma proprio belle. Abbiamo vinto il trofeo KTM. E con te, Dragone, se ti comporti bene, quest'anno cerchiamo di fare del nostro meglio al trofeo KTM e il 7 marzo magari troviamo gli assoluti d'Italia alla prima tappa. Però, Dragone, ti devi comportare bene, perché già siamo in ritardo sulla tabella di marcia. Come avete letto nel titolo, andiamo a togliere le sospensioni nuove del KTM 2021 e le andremo a mettere sul KTM 2020. Quindi mettiamoci subito al lavoro e buona visione, Cheers! Vamonos! Ah sì, scusate Cinghios, prima di iniziare facciamo una panoramica dei mezzi. Direi di partire dal Dragone 2020. Adesso un po' mozzo perché è senza sospensioni. Riportato con la livrea originale, lasceremo sul parapancia. Eccolo qui, in tutta la sua potenza. Bel trecentone. Avevo fatto anodizzare anche le staffe cilindro, protezioni in carbonio. Vamonos. Spostiamoci sul dragone nuovo. Benvenuto, signorino. Signorino e signorini, eccolo qua. Che faccino. Raga, ma quanto è bella la moto nuova, luccica. C'è veramente un dispiacere utilizzarle per fare enduro queste moto. Quando sono nuove è veramente un dispiacere. Poi la si usa la prima volta e vabbè, svanisce questo pensiero, questo effetto di perfezione. Luccica, è la sella più scivolosa di questo mondo, però andremo a cambiarla il prima possibile. Cinghias, state connessi, non perdetevi neanche un episodio di questa serie perché questa moto qua diventerà irriconoscibile e quest'anno, se ve lo dico io, le collaborazioni sono a un livello. Se l'anno scorso erano qua, quest'anno sono Cinghias, parola di capo di B. Vamonos, dai. Gomma posteriore rimossa, andiamo a rimuovere la gomma anteriore. Chiave del 10, scherzavo, è una 13. Andremo a smollare i piedini. Il primo volo del dragone, quasi, quasi, lo stavamo per battezzare in garage, Cinghios. Ok. Semplice, no, Cinghios? Adesso andiamo a rimuovere le sospensioni. Io partirei dal mono, che è più veloce,
prendiamo una 13, andiamo a rimuovere il mono. Ci sono due viti, una sopra e una sotto. Prima vite rimossa e seconda vite rimossa. Queste qua teniamole che ci serviranno per poi quando dovremo rimontare il suo mono, che sarà fornito da Rambol di sospensioni. Andremo a montare un bladder kit, quello che utilizzavo sul Dragone 2020, che poi comunque vi spiegherò insieme a Rambol di tutti i vari dettagli. E voilà, questo qui ragazzi è il gioiellino di mono originale che esce di serie su qualsiasi KTM da enduro, edizione enduro Explore. Si può vedere dai numerini che quando ci sono tre numeri la molla progressiva 60, 63, 66. Va bene, quindi andiamo a montarlo sul Dragone vecchio. Io per le poche volte che ho smontato il mono parto sempre dalla vite superiore a rimontarlo, dopodiché mi risulta molto semplice centrarlo tirando sul forcellone. Non so se sia giusto o sbagliato Cingers, ma io mi trovo comodo. Per mettere la seconda vite, quando siamo senza le forcelle, consiglio sempre mettiamo prima le forcelle. Quindi questa qua la appoggiamo qui. Chiave del 10, in totale morbidanza. Quando smontate la moto è sempre buona abitudine tenere una vaschetta di plastica o comunque sia un contenitore per mettere le viti, così non le perdete. Prendiamo la chiave del 6, liberiamo questi cavi. La chiave dell'8 perché andremo a togliere i parasteli, questi qua sono quelli del KTM 2021 di serie, quindi ce li teniamo. Dei classici parasteli Racetech, perché Cingers tutte le plastiche che vedete qui, cioè che vedevate sul Dragone vecchio, sono della Racetech, ne fanno di vari colori che comunque quando andremo a allestire il Dragone 2021 li vedremo insieme. Che belle le grafiche sui parasteli 2021, strane, cioè disegno strano ma molto carino al tempo stesso, tipo speculare. Vedremo anche le grafiche Endurista da Bosco 2021 Cingers, non in questo video, penso neanche nel prossimo, quando la moto sarà ultimata le monteremo, ma fidatevi Cingers che fanno paura quest'anno le grafiche. Già che ci siamo qua comodi, li rimettiamo. Prendiamo la nostra amata 10 Cingers e iniziamo a levare le forcelle. Sono 8 le viti sulle forcelle, 4 per ogni piastra e 4 per lato ovviamente. Ci siamo quasi. Il Dragone è sempre più instabile. Ecco qui la seconda. Ok, rimettiamo a posto perché ragazzi, prima di lavorare, ordine. Altrimenti un gran casotto. Direi che questo Dragone per questo episodio è finito, lo lasciamo così com'è, sistemiamo questo, cioè terminiamolo, anche perché c'è da divertirsi tra poco, Cingers, preparatevi. Ci prendiamo una 10 più comoda, questa qua più piccolina, in bocca come dei Cingers. Mi raccomando Cingers, io le sto stringendo con questa adesso perché tanto le devo portare in KTM domani e loro la rismontano tutta. Ma quando le smontate voi a casa serve una chiave dinamometrica, che dinamometrica significa che tira newton metri e solitamente sulle forcelle, di solito c'è scritto sulle piastre, comunque penso sia circa 15 newton metri, quindi con la chiave si mette lì, si imposta al 15 e si tira il giusto. Così come altri serraggi nella moto, si usa la chiave dinamometrica. Non si fa così. E ripeto, prima che qualcuno commenta, lo sto facendo solamente perché domani questa qui va in KTM e la smontano tutta. E poi arriva sempre il genio della lampada che scrive non si fa così EDB, non si fa! E vabbè, le sospensioni originali KTM... Non dico niente, Cingers, chi capisce di sospensioni? Sottopassaggio, maniere forti ogni tanto. Martellare di sinistra è una cosa che mi esce parecchio male. Anche per quanto riguarda il mono,
serve la chiave dinamometrica e non va fatto così. Cinghias, è un pezzo di cuore, lo sapete anche voi. Quando bisogna lasciare una moto è così, peccato. Cioè, poi sono contentissimo per il dragone nuovo, però con lei, con lui, perché le mie moto sono dei maschi, sono dragoni. Dragone, mi dispiace. Poi è vissuto, si vede che è bello, cioè è rovinato. A me la moto nuova è bella, Cioè, devo ammetterlo, è bella. È bella però, è anonima. Pronta per essere demolita come piace a noi. Demolita, non è vero, usata come piace a noi. Mi viene da piangere, cioè la lacrimuccia, Cinghias. Vabbè, niente, dai, forza. Portiamo via il dragone 2020. Dragone, gli ultimi metri nella tana del dragone. Vamos. Furgone nuovo lui. La marmitta per fare l'omologazione e tutto il kit, quando il kit che ti danno con la moto nuova, quindi specchietti, frecce, cose ancora intatte. Chi cazzo le usa? Grandi Cinghias. Torniamo al lavoro perché la notte è ancora lunga. È appena iniziata questa serie, ma se ne vedranno delle belle. Mettiamoci al lavoro. Eccoci Cinghias, nuovo giorno, direzione Cortimoto, siamo sul maleducato. Ieri sera era un po' tardino per andare in Corti a riportare il dragone. Sono un po' stonato, ho fatto nottata stanotte a montare il video, l'episodio 1 che avrete sicuramente già visto. E Cinghias è arrivata l'ora, stiamo accompagnando il dragone, mano nella mano. È un addio purtroppo, non è un arrivederci, non è un semplice arrivederci, ma è proprio un addio, quindi... gli ultimi chilometri insieme. Vamonos, ci vediamo in Cortimoto, grandi Cinghias. È giunto il momento, ragazzi, il momento dell'abbandono. KTM 300 TPI 2020, ragazzi, lo stiamo consegnando a Cortimoto di Albavilla, troverete il link in bio per chiedere maggiori informazioni tramite la pagina Instagram. Dragone, è stato bello. Cinghias, noi ci vediamo nell'episodio numero 3. Vamonos.